Times when you might feel aimless, you can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. Un caro saluto a tutti voi, un ben ritrovati. Siamo pronti per iniziare il nostro cammino di avvento che ieri sera abbiamo introdotto. Oggi lunedì 30 novembre la chiesa ricorda la figura di Sant'Andrea Apostolo e noi cogliamo l'occasione per fare gli auguri di buon onomastico a quanti portano il nome di Andrea con un augurio particolare a Monsignor Andrea Veggio, per tanti anni vescovo ausiliare della chiesa particolare di Verona. Dico questo perché la nostra preghiera la registriamo in una famiglia di Manerba del Garda che ha dato i Natali a Monsignor Andrea Veggio e io ringrazio la famiglia Tonoli che per questa settimana ci aiuterà a pregare insieme in questi 15 minuti che ci siamo dati per la preghiera in famiglia. Chiedo ai componenti di presentarsi dicendo il loro nome che ci aiuterà a conoscerli un po' di più. Buonasera a tutti, io sono Luca. Io sono Francesco. Io sono Martino. Laura. Bene, ringraziamo Luca, Francesco, Martino e Laura per la loro disponibilità, per averci aperto le porte di casa per vivere insieme questa preghiera che vogliamo iniziare insieme con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia che viene da quel Gesù che aspettiamo in questo avvento sia con tutti voi. E con il Spirito. Vogliamo invocare semplicemente il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti a vivere bene questa nostra preghiera. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Anche quest'anno, già lo ricordavamo ieri sera, un segno, per noi la semplice ma bella corona dell'Avvento, che vogliamo accendere nella prima candela, la candela della profezia, introdotti dallo stacchetto musicale. Vieni, Signore, a salvarci, e rimani con noi. Francesco accende la candela e Martino legge la preghiera. Guidami, luce gentile, in mezzo alle tenebre, guidami tu. Buia la notte e la mia casa è lontana, guidami tu. Dirigi tu il mio cammino, di vedere lontano non te lo chiedo, un solo passo sicuro mi basta. Ogni sera, all'inizio della nostra preghiera, daremo un'intenzione. Questa sera vogliamo pregare, ce lo chiede sempre di farlo, e questa sera vogliamo veramente invitare tutti voi a pregare per Papa Francesco, per colui che oggi è chiamato a guidare la Chiesa. Ed ora, sempre con la voce di Martino, andiamo insieme a seguire questa preghiera. Signore Gesù, vogliamo ancora una volta raccoglierci attorno a te. Portando davanti a te tutte le sofferenze del nostro cuore e presentandoti pure i dolori e le angosce dei nostri compagni di cammino, con cui rischiamo troppo spesso di venir meno. La tua presenza e il tuo sguardo ci restituiscano la speranza di avere ogni giorno il pane necessario per camminare e per sperare. Vieni, Signore Gesù. Vieni Signore Gesù, così si è conclusa questa preghiera che Martino ci ha proposto. Ora una semplice alleluia ci introduce nel momento dell'ascolto. Anche in questo avvento vogliamo leggere insieme il Vangelo di domani, martedì della prima settimana di avvento. Questo perché ormai questa giornata ce la lasciamo alle spalle. E vogliamo preparare il nostro cuore ad accogliere la parola del Signore. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Vangelo è quello di Luca. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, O oh Signore. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo l'ode, O Padre e Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il figlio, e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte, disse, Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Ieri sera vi dicevo che vi avrei presentato, detto chi era, il sacerdote che ci aiutava nella riflessione al Vangelo che abbiamo sentito, poi mi sono dimenticato tra le tante cose, allora questa sera vi dico che ci aiuterà in tutto questo cammino di avvento, nella riflessione del Vangelo, Don Luca Sardella, che è un giovane sacerdote della diocesi di Chiavari. Allora ben volente ieri io cedo la parola a Don Luca. Quello di Gesù è uno slancio di stupore e di esultanza perché i piccoli hanno accolto il mistero di Dio. E quanti piccoli affollano le strade quotidiane di Gesù, dai poveri agli ammalati, dai bambini alle vedove, sono loro che accolgono a piene mani la rivelazione del volto del Padre, dove questa rivelazione non è altro che la tenerezza di un Dio vicino. Per questo anche noi, in tutto il tempo di Avvento, ripeteremo con assiduità quell'antica invocazione cristiana. Maranatà, vieni, Signore Gesù. Invocazione che apre il nostro cuore ad accogliere la presenza di Dio e che nello stesso tempo diventa balsamo per quelle ferite che spesso il cuore fanno sanguinare. Il Signore viene oggi, viene nella Sua parola, viene nella Sua Eucaristia, viene per dirci che siamo amati così come siamo. Viene per dirci che siamo amati per i passi che sapremo percorrere. Viene per dirci tutto il suo amore, malgrado la nostra inadeguatezza. Chi è allora il cristiano? Potessimo rispondere anche noi con le stesse parole di San Basilio. Il cristiano è colui che resta vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il Signore viene. Vieni. Signore Gesù, portaci la tenerezza di Dio che colma ogni nostro desiderio di felicità e donaci la grazia di essere semplicemente piccoli per accogliere a cuore aperto il dono del tuo amore. Ringraziamo Don Luca per l'aiuto prezioso nell'entrare nel Vangelo che abbiamo sentito proclamare e cerchiamo veramente di vivere questo Vangelo che la liturgia dell'Avvento ci propone. Anche quest'anno, in maniera molto semplice, vogliamo soffermarci ogni sera su un segno. Le prime cinque sere sarà un segno che portiamo tutti con noi ed è una preghiera molto bella, tradotta in segno, che ci ha consegnato Papa Francesco ed è la preghiera delle cinque dita. Quindi proviamo anche qui a far tesoro di quello che il Papa ci suggerisce perché è un modo semplice e concreto per pregare. Questa sera iniziamo con il pollice. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi con pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è dice Papa Francesco, un dolce obbligo. Quindi qualche volta quando siamo un po' in difficoltà nel pregare il pollice, le persone, questa sera siamo in una famiglia, che fanno parte di questa famiglia perché sono le persone più care, più vicine a noi. Ed ora con Francesco vogliamo far nostre le parole di Romano Guardini, le parole di questa preghiera che vi invito a seguire. Signore Gesù, fammi conoscere chi sei, fa sentire al mio cuore la santità che è in te, fa che io veda la gloria del tuo volto, dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno, fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi, fammi consapevole del mio bisogno di conversione e con serietà Fa che lo colmi nella realtà della mia vita quotidiana. E se mi riconosco indegno e peccatore, dammi la tua misericordia. Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che ricomincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire. Bella questa conclusione. Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che ricomincia sempre ogni volta che tutto sembra fallire, quante volte facciamo l'esperienza delle nostre fatiche che magari ci scoraggiano, chiediamo al Signore che ci doni sempre quella fedeltà, quella fiducia che ci invita a ricominciare sempre. Ed ora, per Papa Francesco, come abbiamo detto all'inizio, per le persone care vicine a noi, vogliamo rivolgere la preghiera. Dei figli di Dio, quella preghiera che Gesù ci ha insegnato. E insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vogliamo invocare su questa famiglia, su tutti voi che ci avete seguito, la benedizione del Signore, perché ci accompagni ogni giorno della nostra vita e in particolare in questo tempo di avvento possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni, possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo tempo, possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano, fino al nostro prossimo incontro. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Bene, la nostra preghiera si conclude qui. Come dicevo ieri sera, c'è, tra virgolette, un fuori preghiera terminata la sigla dell'Avvento. Il momento della novena dell'Immacolata che ci prepara alla solennità che celebreremo esattamente tra poco più di una settimana. Grazie per aver pregato con noi, vi aspetto domani sera sempre alle 20.30. Il Natale è il nostro destino, tu padrone dei cieli e dei popoli, tu l'altissimo Dio degli eserciti, sei qua giù tu minuscolo, sei qua giù indifeso in mezzo a noi. lacrime il tuo amore incredibile ma sei sceso giù dal pane Secondo giorno della novena dell'Immacolata, primo appuntamento fuori preghiera, vogliamo semplicemente pregare insieme una decina del Santo Rosario, invitandovi ad unirvi a questo momento di preghiera mariana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sicuramente in giro per il mondo sono tantissimi i santuari dedicati alla Madre di Dio, alla Vergine Maria, i santuari mariani. Tanti di questi li conosciamo perché sono famosi in tutto il mondo, ma ce ne sono tanti anche che sono poco conosciuti e che magari fanno parte della nostra diocesi, del nostro paese, della nostra comunità cristiana. Nella nostra novena dell'Immacolata ve ne proponiamo alcuni. Il primo ci porta in Spagna ed è il santuario di Nostra Signora del Pilar. Poche immagini che ci fanno gustare la bellezza di questo santuario. E concludiamo questo primo spazio dedicato alla novena dell'Immacolata con questa preghiera. Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Io mi fermo qui, l'appuntamento con la preghiera dell'Avvento, domani sera alle 20.30, mentre con il fuori preghiera ci rivediamo dopodomani.